Buonasera, bentrovati a tutti voi, un nuovo appuntamento con l'informazione targata Italia Mia. In apertura parliamo di economia, sono sconfortanti i dati della crisi. Allora, a Napoli si sono riuniti gli stati generali della Confcommercio per lanciare un appello al governo e alle istituzioni per rilanciare quanto prima quelle che sono le misure politiche, appunto, che possano essere da traino all'economia. Sentiamo i dettagli. Reagire alla crisi è l'appello lanciato dalla Confcommercio che ha riunito a Napoli gli stati generali per lanciare l'invito al governo e alle istituzioni finanziarie del paese a mettere prima possibile in campo le necessarie strategie per arginare la crisi e far ripartire la locomotiva Italia. Cominciando dalle riforme, dalle politiche di rilancio dei consumi, come ha ribadito il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli. Il problema reale di questo paese è la debolezza strutturale della domanda interna, in modo particolare dei consumi. Se i consumi non ripartono, non c'è crescita. I consumi delle famiglie si rivolgono per l'80% alla produzione nazionale, quindi rilanciando i consumi si rilancia la produzione nazionale. Sconfortanti i numeri della crisi. Tra calo vertiginoso dei consumi e la riduzione del PIL, l'alta mortalità delle imprese e inoltre si registra il tasso di disoccupazione passato dall'11% del 2007 al 13,6% del 2011. Quasi il 40% dei giovani senza lavoro 4 anni fa erano il 32,3%, dati che peggiorano nelle regioni meridionali. Per Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di Commercio di Napoli, investire al sud è prioritario. Non c'è futuro per l'Italia se non si risolve il problema del Mezzogiorno. Noi poniamo all'attenzione di questo governo la questione Mezzogiorno come elemento essenziale della loro agenda politica, legislativa e governativa. Investire, ricorda il presidente Ascom Napoli, Pietro Russo, puntando in settori come il turismo e sullo sviluppo delle piccole e medie imprese che al sud sono gran parte del tessuto economico. La risorsa più importante è il turismo collegato a tutto l'indotto e da lì si deve ripartire perché noi eravamo già in una fase molto molto avanzata, siamo in declino per la mancanza di quell'aggiornamento delle infrastrutture, delle strutture che ci rendano competitivi. Ed ora la cronaca con due brillanti operazioni, una da parte dei carabinieri contro il traffico di stupefacenti. 21 le persone arrestate, tra loro anche un tenente dei vigili urbani. E poi l'altra operazione invece che ha visto coinvolti 150 finanzieri, ha portato all'arresto di 46 persone contro la contraffazione. Sentiamo. C'è anche un tenente della Polizia Municipale del Comune di Nocera Inferiore tra gli arrestati nell'operazione contro il clan greco Sorrentino eseguita questa notte dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo acquistava con cadenza quindicinale dal clan 100 grammi di cocaina che veniva poi smerciata sul territorio. In totale sono 21 le persone raggiunte all'alba delle misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. Altri 3 destinatari si sono resi irreperibili. Il clan greco Sorrentino detiene il controllo dei traffici illeciti nel territorio di Sant'Egidio del Monte Albino ed in altri comuni dell'agro sarnese nocerino. 5 tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare erano già detenuti per altri motivi. 3 hanno ottenuto gli arresti domiciliari, mentre un indagato di Cava dei Tirreni ha ricevuto la misura dell'obbligo di dimora nel comune di appartenenza. L'operazione ha impegnato circa 120 carabinieri. Intanto oltre 150 finanzieri hanno invece eseguito 46 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti a più associazioni per delinquere nell'ambito di un'operazione anticontraffazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. L'operazione ha portato al sequestro di 17 immobili, oltre 200 macchinari industriali e banchi da lavoro utilizzati per realizzare i prodotti contraffatti. Circa 12.500 accessori e 24.000 capi di abbigliamento e calzature con marchi contraffatti. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni nelle Marche, in Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia e base tra Napoli e provincia.
La polizia ha sequestrato 29 biglietti della gara di Champions League Napoli-Manchester in programma stasera al San Paolo ad un bagarino. L'uomo, un 33enne sottoposto a Dasco, è stato fermato questa notte a bordo di una Smart in via Cesare Battisti dagli agenti del commissariato Monte Calvario. I biglietti acquistati poche ore prima nella zona dello stadio San Paolo per 1.450 euro sarebbero stati rivenduti questa sera prima dell'inizio della partita a prezzo maggiorato. L'uomo è stato denunciato. Ed ora parliamo invece di un'idea che può essere originale, quella di un regalo da mettere sotto l'albero per questo Natale 2011. L'idea arriva dalle associazioni sociali, il titolo è Facciamo un pacco alla camorra, cioè pacchi regalo con i prodotti della terra coltivati sui beni confiscati alla camorra. Sentiamo i dettagli. Per anni la camorra ci ha fatto il pacco, è arrivato il momento di ricambiare con la stessa moneta. L'idea delle cooperative sociali è quella di far arrivare sotto l'albero di Natale 2011 i prodotti coltivati sulle terre confiscate alla criminalità organizzata. Olio, pomodori, miele e marmellata, ma anche pasta, caffè e cioccolato. Tutto in un'unica scatola, 6.000 in tutto i cesti confezionati acquistabili sul sito www.facciamounpaccoallacamorra.com o in alternativa presso la Bottega dei Saperi e dei Sapori in Santa Lucia, frutto del lavoro dei volontari delle associazioni che quotidianamente si adoperano per rivalutare l'economia sociale, quella che gira a dispetto della camorra. Come sottolinea Don Tonino Palmese, presidente di Libera Terra Campania e vicepresidente della Fondazione Polis. Sono molti soldi recuperati e come dire, il riutilizzo sociale sicuramente deve diventare un capitolo privilegiato. Noi confidiamo anche in questa nuova situazione che è l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, che ad ora dopo un anno insomma, abbiamo visto alcuni segnali, ma ci piacerebbe vedere un accompagnamento molto più forte e più concreto e una riconsegna davvero alla città e alle città di questi beni confiscati. L'aggressione ai patrimoni e ai beni delle mafie è il primo passo per sconfiggere la criminalità organizzata. Il loro riutilizzo è fondamentale per non creare nuove sacche di infiltrazioni, ne è convinto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Noi come amministrazione comunale, per quelle che sono le nostre competenze, lavoriamo in questa direzione. L'ho detto più volte, lo stiamo già facendo e mano a mano lo faremo sempre di più, quello di assegnare anche una parte del patrimonio comunale per iniziative antimafia delle più varie, soprattutto per creare laboratori teatrali, musicali, culturali che sono anche l'antidoto alle mafie, perché spesso le mafie hanno trovato consenso nella mancanza di alternative, dove giovani in alcuni quartieri non hanno alternative. Quindi il comune in questo fa una lotta alla mafia, non solo rompendo i legami tra mafie e pubblica, tra camorra e pubblica amministrazione, tra camorra e politica, ma anche dando alternative ai giovani. I carabinieri hanno arrestato uno degli esecutori materiali dell'omicidio del pregiudicato Bruno Antimo Flagiello, affiliato al clan camorristico Verde, avvenuto il 16 novembre del 2005 a Sant'Antimo. Si tratta di Antonio Picciulli, 31 anni, genero del boss Antonio Verde. Alla sua identificazione si è giunti grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, dunque l'uomo è stato assicurato alla giustizia dopo 6 anni. Ed ora chiudiamo invece con le celebrazioni del Virgus Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri dal 49 e la celebrazione religiosa è avvenuta nella chiesa di Sant'Anna dei Lombardi. Vediamo. Celebrata nella chiesa di Sant'Anna dei Lombardi di Napoli la ricorrenza della Virgo Fidelis, proclamata patrona dell'arma dei carabinieri l'11 novembre del 1949 da Papa Pio XII. La cerimonia religiosa, officiata dal capo servizio assistenza spirituale della Legione Carabinieri Campania, è stata presenziata dal generale di corpo d'armata Mario Basile, comandante interregionale dei carabinieri Ogaden. Presenti anche i familiari dei militari caduti in servizio scomparsi prematuramente, tra i quali gli orfani assistiti dall'Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri. Dopo il rito religioso, il comandante interregionale ha commemorato il 70° anniversario della battaglia di Kulku Albert, avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale in Africa orientale, che vide il sacrificio di un intero battaglione di carabinieri che così impedì l'avanzata nemica su Gondar.
Per quell'epica resistenza la bandiera dell'arma è stata insignita di una medaglia d'oro al valor militare. La cerimonia si è poi conclusa con la celebrazione della giornata dell'orfano, durante la quale il generale Basili ha consegnato i premi Buon Profitto Contributo di Studio agli orfani dei carabinieri residenti nelle province di Napoli e distinti negli studi, e due targhe d'argento, una delle quali è un orfano dell'arma neolaureato della provincia di Caserta. Con questo è tutto, il nostro appuntamento con l'informazione termina qui, ora vi lascio con i programmi della rete, auguro a tutti voi un'ottima serata, l'informazione torna domani alle 20, arrivederci.